Eccellenza, ben arrivato. Ben trovato, padre. Gran piacere. Sì, un piacere tutto. Grazie per l'ospitalità. Vabbè. Avete fatto una grande celebrazione stamattina. Ah, guarda, auguroni per la laurea. Sì. Ma che bravo che sei stato. Bene, ringraziamo il Signore, sì, molto bene. Molto bene. Eccellenza. Ha conosciuto, sì, il bravo frate. Bene. Sono congratulato con lui per stamattina. No? Sì. La comunità diocesana, stretta in un caloroso abbraccio attorno al vescovo Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, in segno di ringraziamento, di riconoscenza e di affetto filiale. La festa, il suo 25° di episcopato, anni impiegati a cercare il bene della gente, a promuoverlo, anni in cui la grazia divina ha reso feconda la sua opera di evangelizzazione. L'Arcidiocesi di Campobasso Poiano è in festa. Per il 25° anniversario della consacrazione episcopale del nostro Arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Bregantini. A Padre Giancarlo, a nome di tutta la Diocesi e di tutti i presenti, rivolgo i più cordiali auguri per questo giubileo episcopale e ci uniamo alla sua preghiera di lode e di ringraziamento al Signore. Ma la gioia è particolarmente grande per la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Émile Paul Schering, nunzio apostolico in Italia, che presiede questa concelebrazione. Eccellenza, Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, pastore di questa querida, questa amata di Arcidiocesi di Campobasso Boiano, venerati fratelli nell'Episcopato, fratelli sacerdoti e diaconi, consacrati e consacrate, stimate autorità civili, militari e di sicurezza, fratelli e sorelle in Cristo. È con profonda gioia che ho accettato questo invito per celebrare insieme con voi e con tutto il popolo di questa arcidiocesi il 25° anniversario dell'ordinazione episcopale di vostro arcivescovo Monsignor Giancarlo Maria Bregantini. Ordinato sacerdote il 1° luglio 1978, il Santo Padre lo ha nominato il 12 febbraio 1994 vescovo di Locri Cerace e il 7 aprile seguente ha ricevuto l'ordinazione episcopale. 13 anni dopo, e precisamente l'8 novembre 2007, Monsignor Bregantini è stato trasferito a questa arcidiocesi di Campobasso Boiano, dove svolge il suo servizio pastorale da 12 anni. Questa è quindi un'opportunità per ringraziare Gesù, il buon pastore, per la vocazione e l'opera compiuta in tutti questi anni da Monsignor Bregantini.
pane e il vino, col tuo corpo e il tuo sangue, Signore, ci offri tutto te stesso. Ti presentiamo il pane e il vino perché la tua salvezza ci sazi di amore e di pace. Le mele. Creazione canta il nome di Dio come padre e nutritore di tutte le cose. Le mele sono frutto della terra e del lavoro delle mani dell'uomo che la coltiva e la custodisce nella sua bellezza. Le mele ricordano le radici trentine del nostro vescovo. Le portiamo all'altare perché tu, Signore, continua a prenderti cura del mondo. I cieli rivelano il bergamotto, i cieli rivelano la tua gloria, Signore, e per tutta la terra si diffonde questo messaggio di fedeltà. Il bergamotto, con la sua essenza, racconta l'arrivo e la consacrazione del nostro vescovo in terra di Calabria, dove Dio, per mano della Chiesa, lo ha inviato nella Locride. Terra splendida come l'oro bizantino, terra dove il sole esce come uno sposo dalla sua camera nuziale per riscaldare le tue creature. Le tipicità del Molise. Chi cammina lungo i tratturi del Molise, Signore, è come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce. Il latte, il miele, l'olio sono la prosperità generosa del Molise. Di questo popolo il nostro vescovo da 11 anni è pastore e guida sicura. Laudato sii nostro Signore per tante meraviglie. L'ostensorio. Siamo certi che tu sei rimasto con noi, Signore. Ti incontriamo e ti adoriamo nell'Eucarestia, volto nel volto, cuore nel cuore. Ecco, l'ostensorio, dono della diocesi al nostro vescovo perché possa contemplarti abitando la casa della tua pace ogni giorno, volgendo a te i suoi pensieri e le sue preghiere dall'aurora al tramonto. Dal tuo tabernacolo, Signore, offrigli riparo e conforto per avere la forza necessaria per accompagnarci sulle tue strade. Ti offriamo, Signore, questa immagine della Madonna dell'Aiuto, della Chiesa di Denno, in Trentino, tanto cara al nostro Vescovo Giancarlo. Davanti a questo dolce materno volto di Maria, guardando alla sua umiltà, alla sua generosità, il Vescovo diceva il suo sì. Ti auguriamo di continuare il ministero di pastore a cui Gesù ti ha chiamato, sempre così, con coraggio, umiltà e generosità. Oh.